caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Benfica e Barcellona. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Squadra in campo. Luisão vuole la profondità sulla fascia, è libero, bel pallone. Iniesta ci mette il fisico e conquista il pallone. Luis Suarez, Rakitic con il lancio in avanti. Buona la sua progressione palla al piede. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Salvio prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Si libera la grande. Prova a tirare. Tira davvero troppo debole. Si è avventato bene sulla palla ma non è riuscito a concludere come avrebbe dovuto. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova la giocata nello spazio. Prova la conclusione. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Gaetano è pronto. Ha tirato a poco il calcio d'angolo. C'è il colpo di testa. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Jardel cerca spazio. Pallone morbido verso la fascia. Può colpire. Occhio a tiro. Il portiere dice di no. Cerca la profondità. C'è Gaetan. Se ne va. Conclusione. Iniesta. Va di forza. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata di istinto questa. Piqué. Centrale del primo tempo, siamo ancora 0-0. Messi, passaggio in avanti, intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova a saltare il centrocampo. Messi. Sergio Busquets la gioca sulla destra. C'è il retropassaggio. Messi! E palla che sfiora il palo sinistro. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato.
pallone largo con eleganza. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Luis Suarez! Una conclusione straordinaria! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Ed è il primo gol della gara. Un gran tiro questo, proprio un gran tiro. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Poteva sbloccare il risultato. È davvero l'arma in più di questa squadra. Bella rete di passaggi. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Ottima la parata del portiere. Lì è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Iniesta. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La mette sulla sinistra. Spazio sulla fascia. Prova il filtrante. Riceve il passaggio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. C'è spazio per calciare. Numero. E passa. Neymar. Supera la linea. Gol. Un 1-2 veramente da KO. Neymar è stato bravissimo, ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. Da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. C'è spazio, occhio! Neymar prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Occhio, può andare. Ottimo intervento. Palla in avanti verso il compagno. E il primo tempo finisce qui. Di gioco. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Luis Suarez allarga il gioco a destra. Sulla palla interrompe l'azione. Eccola la rete! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Troppo solo! Cosa possiamo aggiungere? Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. Cerca spazio e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Sergio Busquets, bell'anticipo, pericolo sventato. Gaetan vuole la profondità, prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Mascherano cerca la profondità. Sergio Busquets prova un traversone dalla tre quarti. Prova la giocata nello spazio. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo.
Iniesta. Effettua un cross dalla tre quarti. Vuole la profondità. Gioca una palla lunga. Gaetano. Prova il traversone. Prova il filtrante. Il pallone perde in mano. Cerca la profondità sulla fascia. Palla verso il centro dell'area. Dani Alves. Ecco che parte il cross. Messi, di forza. La gioca lunga sulla fascia opposta. Si allunga e trova la palla. Il pallone per Neymar. C'è il cross. Messi. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. E qui forse meritava un giallo, vediamo, che adesso è solamente verbale. Era una situazione di pericolo e sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. Messi si prepara a battere la rete. Il suo talento sui calci piazzati lo conosciamo tutti. Qui è un'occasione veramente ghiotta. Conclusione. Poteva essere il poker, il quarto gol. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Cerca il tiro. Tiro davvero da dimenticare. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapevano se alzarsi o rimanere a protezione dell'area di rigore per invitarli al tiro dalla distanza. Bella palla ad allargare il gioco. Passaggio intercettato. Iniesta. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Si libera la grande. Cerca spazio. Ecco Salvio. Mascherano. E conquista la palla. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Mette la palla dentro. Cross troppo lungo, occasione sfumata. Azione fallosa, nessun dubbio. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. A giudicare da quanto abbiamo visto, però, c'è ben poco da protestare. Iniesta. Messi. Se ne va. Occasione. Messi. Salvio, occasione per il contropiede. Prova la giocata nello spazio. E passa. Cerca il tiro. È un grande riflesso qui. Attenzione. È riuscito a passare. E ancora. Gol, gol. Rete importantissima. Era al posto giusto, al momento giusto. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Profondità sulla fascia. Si libera la grande. Prova la conclusione. Altra chance. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol.
ha provato a ripetersi. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. Prova il più grande. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mascherano e conquista la palla. Può cacciare la rete, guadagna metri. Ha perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Daniel Alves. Sergio Busquets. Prova a fare tutto da solo. Morbido. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Salvio la mette sulla fascia. Mascherano cerca di mettere un pallone interessante in aria. Ecco Luis Suarez e trova bene il compagno. Si avvicina alla porta. Messi. Bel tiro, tenuto basso, cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Messi, pronto dalla bandierina. Letteralmente affondato in area di rigore, vediamo che succede. L'arbitro indica il dischetto, sarà rigore, non aveva altra scelta. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. Il Benfica ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Grande opportunità adesso per aumentare il vantaggio e chiudere la partita. Sbaglia, vantaggio che diventa pesante. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Ha spiazzato il portiere, ottimo rigore. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Certo, l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita, ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa, davvero una brutta prova. È davvero tutto. Grazie per averci seguito in questa bella serata di calcio. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Luca Marchegiani.
Thank you.